Oggi dipingiamo con la resina. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, un esperimento, ragazzi. Oggi dipingiamo con la resina. In moltissimi mi avete chiesto che vi spiegassi la fluid painting, quella pittura colata sulla tela dove i colori si mescolano un po' casualmente, un po' volutamente. È una pittura molto particolare di cui adesso apriremo un grande filone su Arte per te, però i materiali da reperire sono dei materiali un pochettino atipici per noi italiani, che quindi sto aspettando che mi arrivino. Nel frattempo avevo della resina mandatami da Resin Pro e mi è balenata un'idea. Ho cercato su internet ed esiste la Resin Painting, e allora andiamola a provare insieme. Vedrete che effetto fantastico sui vostri quadri. Oggi sperimenteremo la resin paint, quindi cosa ci occorre? Innanzitutto della resina bicomponente possidica trasparente. Io ho questa che mi ha inviato la Resin Pro e ho un componente A che va usato in due parti rispetto a una semplice parte del componente B, quindi 100 g dell'A e 50 g del componente B. Poi un cartoncino telato, qui lo vedete già preparato con un fondo azzurro, così come una piccola tela, stessa cosa vale per questa, utilizzata peraltro, adesso la riutilizzo per questo progetto con voi. Dei bicchierini di carta da caffè e dei bicchieri di carta normali, un paio di guanti per proteggere le vostre manine dai colori. Per colorare la resina useremo qualunque cosa, nel senso che sperimenteremo i pigmenti per artisti, quelli che mi ha mandato la Resin Pro, le paste colorate che mi ha mandato la Resin Pro, poi sperimenteremo i colori acrilici di diversa densità, useremo sia quelli più solidi, quelli più cremosi, che quelli leggermente più liquidi, useremo anche i pigmenti naturali in modo da avere una panoramica completa, e poi ci occorrerà una vaschetta per far colare il colore, delle stecchette in legno per miscelare i colori. Cominciamo subito. Indossate i guantini e all'interno di un barattolo versate 200, nel mio caso, ml di componente A. Non c'è bisogno che usi la bilancia perché è il quantitativo della confezione, e 100 g del componente B. Adesso con una stecca in legno mescoliamo piano piano fino a fare ben amalgamare le due componenti. Mescolate con cura e con calma, lentamente, in modo che non si formino le bolle. Io mescolerò per 3 minuti. Arrivati a questo punto, prendiamo un bicchiere per ogni colore che vogliamo creare e versiamo della resina dentro i bicchieri. A questo punto faccio un dorato con i pigmenti che mi ha mandato l'azienda, i pigmenti Resin Pro. Prendo una stecchetta di dorato e verso dentro. E comincio a miscelare. Miscelo con la pasta colorante bianca. Prendo una stecchetta, anche questa pasta colorante si chiama Color Fun e me l'ha mandata la Resin Pro. Prendo una puntina, metto dentro e mescolo. E già con una puntina così infinitesimale ha colorato tantissimo. Vediamo, perfetto, si è molto molto coprente. Il pigmento in polvere, il pigmento naturale, quello che utilizziamo per fare le icone, per intenderci, e butto dentro. Fa un po' fatica, è più terroso, però si stempera. Diciamo che va molto mescolato, eh? E per avere un colore coprente bisogna metterne un po' di più. Vedete? Rimane terroso all'interno e lucido, ma a me va bene. Adesso andiamo con gli acrilici. Metto un acrilico metallizzato,
proprio due puntine. Qui non ho quantità, vado assolutamente ad occhio, e lui non è che si dissolva benissimo. Un acrilico invece più pastoso, lui invece si scioglie con grande facilità, proprio lo vedo, visto? Con gli acrilici non mi piace, si sciolgono così, frammentati. Ora rimedio coi pigmenti. Quindi io la cosa acrilico la stopperei qua e andrei coi pigmenti naturali e con le paste. No, i pigmenti naturali poi invece alla fine colorano perfettamente, quindi andrei coi pigmenti naturali. I pigmenti si comprano in tutti i negozi di belle arti e in molte ferramenta. Guardate che bel nero deciso, perfetto. Ok, colori pronti, possiamo cominciare. Prendo la mia tela e fate in modo che la colatura cada tutta dentro la cassettina, se no combinate un macello. Bene, a questo punto prendo un bicchiere e riempio blu, dorato, verde, rosso, nero, dorato, blu, verde, verso un po' di nero su tutto. Da una parte, per far sì che gli angoli siano preparati allo scivolamento e per far scivolare anche tutta la materia. Quindi giro così e comincio e apro. Voilà. Facciamo questa base su tutto. Adesso lavorate fino a quando naturalmente la resina ve lo permette e spostate i vostri colori con la spatolina fino a creare qualcosa che sia di vostro gusto, ovviamente. E voilà, poi muovo per fare andare la mia resina dove voglio che vada e far riaprire le zone. E il primo esperimento è fatto. Tra l'altro questo l'ho fatto con la resina presa rapida, quindi nel giro di un'oretta sarà bello e pronto. Lo vediamo dopo, adesso facciamolo con la resina normale. Questa resina che ho usato adesso è una resina epossidica veloce. Il veloce comporta che si solidifichi in fretta, quindi non ce la fate a fare due quadri con la stessa resina. Io sinceramente me ne sono accorta in corso d'opera, ma va bene, andiamo avanti, non importa. Ho anche la resina normale. Questa resina veloce è fighissima, perché io vi posso assicurare che ci sarò stata 5 minuti per fare quel quadro, ha cominciato a indurirsi molto velocemente e
guardate, saranno passati 10 minuti, già è pazzesca, quindi molto molto bene, è veloce davvero. Per questo secondo quadretto, che sarà questo tondo, userò invece la resina Resin Pro trasparente normale. Questo è il componente A e questo è il componente B. Questa si miscela con una variazione di 100 a 60, quindi 100 grammi di componente A e 60 di componente B, ergo ci occorrerà la bilancia. Io metterò 150 grammi di componente A e spero ci stiano anche i 90 di componente B. E adesso mescoliamo dolcemente per 3 minuti. Ovviamente ho dovuto travasare tutto in un recipiente più grande. Ok, come prima preparo i miei colori. Viene una sorta di effetto marmorizzato. Ok. E ricominciamo. Pasta bianca, di questa ne basta pochissima, pigmento dorato, blu oltremare, nero, blu oltremare e bianco, e proviamo a mettere un acrilico pazzesco, che è un glossy. Vediamo se riesco a stemperarlo. Un turchese, sempre acrilico. E questa volta procediamo diversamente. Procediamo per colature. Blu. Dorato, nero, turchese, bianco, blu, dorato, verde acido, nero, bianco, e blu. E adesso giochiamo. E comincio da un'altra parte, blu. Dorato, verde, nero, metto il bianco in contrasto al nero e di nuovo il blu e il dorato, questa volta chiudo col dorato, voilà. Poi aggiungiamo ciò che vogliamo alla composizione.
Il mio cosmo creativo si ferma qui. Ora lo faccio asciugare e poi noi ci vediamo a lavori asciutti per le considerazioni finali. Ed ecco il risultato finale il giorno dopo. Guardate la specchiatura pazzesca e guardate queste forme molto marmorizzate. È una tecnica marble. Se avessi avuto il cannello ad aria col fuoco, avrei potuto evitare qualche bollicina d'aria, perché basta passarlo sopra, vedete queste bollicine d'aria qui, basta passarlo sopra e scoppiano tutte. Ma mi armerò, ragazzi, datemi tempo. E questo invece è l'altro, guardate, bellissimo, guardate, ecco, purtroppo riflette e quindi non si fa apprezzare in tutta la sua luminescente interezza, bellissimo. Questo è bellissimo anche, ragazzi, mi viene in mente di fare dei sottopiatti così, non so perché io ho sempre la vena utilitaristica quando una disciplina artistica non è forgiata dalla tecnica. E infatti, cosa penso di questa pouring painting, di questa tecnica di fluido versato sulle tele? Allora, con la resina è molto bello perché l'effetto è specchiato, è pazzesco, sembrano veramente maioliche, mattonelle, però uno spreco pazzesco, diciamo, la resina ha un costo e lo spreco è veramente veramente tanto, sia di colatura che di miscelazione. È una tecnica dove, vi dicevo in un post, il casuale incontra la creatività, perché un casuale un po' guidato dalla ragione nel oscillare i supporti e fare cadere e aprire le macchie in maniera più gradevole possibile. Certo, poi si possono anche inserire elementi gocciolando, è una forma d'arte astratta. Bisogna prenderla per quello che è, una forma di arte astratta e una forma di arte molto semplice tra le arti astratte. Tra le altre cose, per portarla avanti nel migliore dei modi, bisogna avere nozioni di armonia dei colori, quindi armonia dei toni, per immettere i giusti toni che ben esplichino le loro potenzialità, e di armonia della composizione, per immettere i toni in sezioni auree particolari, fare uscire determinati toni che richiamino la nostra attenzione in determinati punti e magari altri che devino la nostra attenzione in altri punti. Non a caso io qui ho messo la parte più scura, non a caso io ho messo qui la parte più leggera, ma questo non a caso lo so io, ma chi lo guarda ne apprezza solamente l'interezza senza vederne alcuna intenzionalità. Mi piace, è divertente, è, come dice Gabriele, molto intrippativa, cioè si sta lì ore a guardare sia il video, me ne rendo conto perché in montaggio Gabriele faceva oh, oh. E quindi è molto bella. Vi porterò con me, con la mano, perché io sto facendo con voi i miei primi passi in questa arte, la pouring painting. Vi porterò con me a spasso nella prova delle varie tecniche e dei vari materiali e delle varie mestiche per fare la pittura. Quindi se vi piace fatemelo sapere, magari con un pollice in su, con un commento, magari condividendo questo video, e così potremo sicuramente evolvere insieme nello studio di questa tecnica. Una cosa che non ho fatto, potrei non dirvela, ma perché, insomma, non c'è nessun segreto, ma che avrei dovuto fare e non l'ho fatta semplicemente per non sporcare tutta la base di appoggio, sarebbe stata dover colare tutta la resina anche sui bordi. Proprio la fluid painting ha questo di bello, che la pittura straborda dai margini e ricopre anche tutti i margini. Io ho preferito di no, metterò uno scotch carta proteggi i margini nero tutto attorno e poi conserverò così il mio quadro. Allora, sulle piccole superfici in forma rettangolare devo dire non mi piace molto. Una cosa del genere mi piacerebbe tantissimo su un pannello 1 metro per 1,5 metro o 2 metri per 3. Sui supporti piccoli preferisco delle cose del genere, magari una parete tutta piena di tondi o di forme particolari. Questo però è un gusto meramente personale. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se vi piace questo tipo di pittura, se la praticate già e cosa provate nel praticarla, il giovamento che ne deriva a voi. Divertitevi a sperimentare e noi ci vediamo dopo le foto. Ciao!
quello che è bello, poi la casualità viene ben indirizzata dalla volontà dell'artista. E allora divertitevi con la resina, è un modo molto artistico e molto poco guidato dell'utilizzo della resina. Di solito la resina la vediamo colata in stampi, quindi con una creatività sempre viziata dalla forma che non è nostra. Bene, da questo momento in poi potremo dare alla nostra creatività con resina le forme più inaspettate della nostra fantasia. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, regalatemi un pollice in su. Tutte le indicazioni sulla resina Resin Pro le trovate qui sotto nel box informazioni, perché vi ricordo che questa resina me l'ha inviata il sito. Basta che dirvi, io vi aspetto anche sui miei altri canali Ombrette 2 con una K, e soprattutto vi aspetto sempre qua per il nostro prossimo creativissimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima, ciao!